es un juego muy antiguo. È un gioco molto antico, dobbiamo conservarlo, perché è parte della storia, non solo del Messico ma del mondo. Una palla dal peso di 4 kg che i giocatori possono colpire solo con l'anca. È Ulama de Cadera, uno dei numerosi giochi da strada che arrivano dal Messico, il paese ospite del Tocati di Verona. Lo splendido centro storico della città scaligera diventa teatro di gesti ludici che raccontano anche la tradizione di quel popolo, come quella rurale dove il pash pash si gioca con una pallina fatta di mais. 40 giochi tradizionali, la metà italiani. Questo è un blocco unico di noce dove ci sono delle punte che di corniolo e pesa da 1,9 kg a 2,2 kg. Questo è il lancio del maiorchino, un formaggio che in Sicilia attorno al 1600 veniva fatto rotolare sulla strada per testarne la stagionatura. Poi divenne un gioco. Dal Piemonte invece ecco il BIE, a praticarlo solo donne. E la partita, quando facciamo le gare, è arbitrato da un uomo però. Giocatori, curiosi e turisti si mischiano nel nome del gioco. In un mondo dove la relazione è sempre più difficile, i giochi uniscono, creano comunità in maniera spensierata, fanno stare insieme. E intanto lungo l'Adige la fionda ci ricorda che si rimane, per fortuna, sempre un po' fanciulli.